Difesa dei prodotti europei e più fondi alle aziende che assumono nuovi lavoratori e aumentano la produzione. È la proposta dell'europarlamentare Angelo Ciocca per rilanciare l'economia post-coronavirus e per scongiurare un'impennata di licenziamenti nei prossimi mesi. Serve che anche l'Europa faccia la sua parte, spiega Ciocca, magari lavorando a bandi specifici. Un tema estremamente importante, perché parliamo delle nostre famiglie, dei nostri posti di lavoro, parliamo di una delle necessità principali, difendere il posto di lavoro. Quindi no ai licenziamenti è sicuramente il messaggio sul quale lavorare, ma ovviamente non può lavorare solo il lavoratore o solo l'impresa o solo la partita IVA, ci deve lavorare anche l'istituzione, ci deve lavorare anche l'istituzione europea. Cioè l'Europa deve essere parte attiva nel dire no ai licenziamenti, come? Consentendo alle nostre imprese di aumentare le commesse. Quindi difendendo le nostre imprese dalla concorrenza sleale, ma mettendo in campo anche risorse concrete con il Recovery Fund, con la programmazione dei finanziamenti europei per premiare quelle aziende che assumono, che si ampliano, che allargano la loro produzione. Ecco, l'Europa deve essere protagonista per consentire alle nostre imprese di ampliare i loro mercati, di ampliare le produzioni e di poter non solo tenere la forza lavoro attuale, ma addirittura assumere, quindi bandi dedicati che possano premiare le aziende che appunto hanno la necessità di nuove commesse, di difendere i posti di lavoro e di ampliare le proprie produzioni. Non si può pensare di scaricare il tema dell'occupazione solo sull'impresa o solo sui lavoratori. L'Europa deve essere protagonista mettendo in campo le risorse necessarie.